Signore e signori, è giunta l'ora per chi non fa niente, chi lavora. Se qualcuno a volte è sclero, si dispera. C'è una canzone di Franchetto, il buon Matteo, che dice tutto. Lui è serio, l'altro è matto, sai che botto. Non c'è vaccino, non c'è tampone, c'è la nostra trasmissione che guarisce tutti dalla depressione. E se vi viene voglia di partecipare, non siate fermi lì ad aspettare. Forza, su, dite la vostra, anche perché nulla vi costa. E se ci piace come è stata detta, voi l'ascolterete in diretta. Ma come si chiama il programma? Chi fra gogo, che trasmissione, ogni puntata non sarà noiosa, con Matteo Schinai e Franco Cosa, il martedì e il giovedì. Se la diretta non la vedrai, forza clicca sulla pagina, tanto non la perderai. E quando poi arriva l'estate, non ci lasceremo mai. Chi fra gogo? Salve da Franco Cosa, noi ci chiediamo un po' tutti quanti, ma per quale motivo qui in Italia dobbiamo per forza usare termini stranieri? Come, che ne so, anziché dire hai il telefonino, no, hai lo smartphone? Lo smartphone, che cosa? Vogliamo fare una cosa a distanza? Mi è venuta la DAD, però è un acronimo, però questa DAD sempre ha questo termine straniero qua. Il recovery fund, che più? L'escalation, svalutation. Andiamo al mercato? No, devo dire, amore, andiamo al marketing. Al marketing, mercandando, andando vicino. Andiamo a chiedere un po' per quale motivo esiste questa cosa. Perché dobbiamo essere internazionalizzati così al punto tale che non possiamo dire scusi signora, cioè, senta lei, cortesemente, perché secondo lei, perché dobbiamo usare termini stranieri? Per lei è giusto usare termini italiani o dobbiamo per forza usare sempre questo termine straniero, escalation, recovery fund? Il recovery fund, perché? Che cos'è? Non lo so. Questa è una cosa importante, è fondamentale sapere che non si sa. Forza clicca sulla pagina, tanto non la perderai. E quando poi arriva l'estate, non ci lasceremo mai. Posso toglierla? What's your name? My name, mi ha pigliato con un marocchino. Parlando seriamente, stiamo cercando di internazionalizzarci. Giuseppe, ma per quale motivo? Le signore quando vengono, senti, c'ha le shows. E che cosa sono? Uno direbbe, uno delle nostre parti direbbe shows, le ciliegie, le CEOs. Ah, non sono le ciliegie, sono le scarpe, ma di scarpe noi non ce ne intendiamo perché noi vendiamo le padelle. Le pentole, le padelle, scusa, la pentola in inglese come si dice? C'è mia moglie, se non sapeva. Tua moglie ha studiato, io ha studiato, tu hai studiato per la strada. Bravissimo, sei un bravissimo, uomo di strada. Bravissimo. Va bene. Bravissimo. Tu preferisci la frittata o l'uovo a tegamino? L'uovo a tegamino piccolino. Mi accontento di poco. Di poco. L'estate come sta andando? Come inizierà? Io non lo so, tutto dipende dal Signore. Il mercato. Il merce fermo. Fermo. Vedi come stiamo lavorando. Non ti preoccupare, le persone si trasferiscono tutti al mare e avranno bisogno delle padelle. E come è l'esraio soprattutto, però. Words for times in one of the times, eleven, broadest. Quando veramente ci siamo tutti quanti inglesizzati, americanizzati. Ecco. Excuse me. What this is it? The carton. No, what is this? Beautiful. Beautiful. Is a smartphone? Sì. Siente, sempre. Siente. What is this? Love is on. This is love. Love is on the year. Ah, non so da ieri, love. Love so da ieri, non so da ieri.
Allora putti ma catao merca. Secondo te è giusto dire telefonino o smartphone? Ecco, questo è già il sorriso, fa capire, smile, your smile. Ode. Bravo. Excuse me, signor. Excuse me, what is this? This is Kifra microphone. It's best microphone. The best in Taranto and everywhere. You know Kifra TV? Yes, I know. Okay, all right. Top. This is the top. All right. Oggi in Italia, amici miei, si parla sempre, oramai, sempre in inglese, no? Tu devi fare un controllo, per esempio, in un ospedale o dal medico, no? Dici il check-up, oppure per esempio vuoi un po' di tranquillità, ho bisogno di un po' di comfort, voglio un cellulare, no? Prendo uno smartphone. Insomma, secondo te è normale questo? Tu come diresti alla tua fidanzata o tua moglie, amore ti amo? Come devo dire, amore... Non diresti mai I love you. No, amore, ti accettiamo. Glielo dico in francese, accettiamo. Ma certamente. Bene. Mon amour. Stay in alive. Cioè, avete le olive? Stay in alive. 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 Bravo. Ciao. 1, 2, 3, 4, love is on the air. C'è da ieri, che da ieri sono le uova, che le uova sono fresche qua. E c'è l'amico mio, questo amico mio che è di Latiano, che oramai è più un tarantino puro sangue, perché lui lo vedo sempre qui, lo vedo, ti vediamo qui a Talsan. No, lui non è tarantino, lui è di Latiano. Latiano è un paese che io amo tantissimo. Lei è di Taranto? No, neanche. Where are you from? Quant'anni fa? Quant'anni fa? Where are you from? No, è difficile. È difficile. Morto difficile. Morto. Ho capito. Senti, però torniamo avanti, però. Senti, ma cosa vuole fare? Mi vuole fare elemosina? Come si mette? Io non ho chiesto niente. Le uova. Quindi le uova però le compra qui dall'amico mio di Latiano, Che so, love song di ieri, non solo di ieri. Vendi le uova, oi. Chi è? Oi, dino loro. Oi, vieni oi. Oi, che diceva oi. 80 anni fa. Quando diceva. Però non lui, però. No. I genitori suoi. Quando noi eravamo ragazzini, i genitori camminavano quando, a piedi. E la madre comprava le uova. Ecco perché. Quando comprava con un uovo ti davano una lattuga. Una lattuga? Ne prendi 5 uova per dare una lattuga. Vedi quando è capito? Ma tutta la testa della lattuga? No, ho una figliazza. No, la pianta prima. La pianta. E gridavano, una lattuga nuova, una lattuga nuova, una lattuga. Abbiamo 5... Quando ero piccolo vendevano le uova rotte. Vedi, comprava le uova rotte. No, scacciatele via io. Però cioè, il tuorlo c'era sempre. Sì, sì. Ma quelle se davano agli amici, perché quando si tuzzavano, allora le danno a buon mercato. Andavano con venire la madre. Lei è un simpaticone. Oh, la ringrazio veramente. Buona giornata. Mi levo pure la madre. No, la signora non c'era. Non c'era. Dopo di me. Signora Kifra TV, la televisione più bella del mondo. Lei accende il telefonino, si connette con Kifra TV. Chi bravo. Signori, arrivederci. Arrivederci. A proposito di chi e le uova, quindi non mi viene altro che fare uno spot veloce. My friend, you are the very very special man. All right. Quindi Montagliasis? Sì, Montagliasi. City. Montagliasi City. What's your name? What's your name? What's your name? Giustamente, no? Invece il tuo nome qual è? Mio nome è Benny. Benny, vedi, sei straniero. Tu Benny, no, uno dice Benito, no! Benny! You are wonderful. All right. Good morning. Buona serata, Porto.
Sbogniamo. This is potato. This is sipol. Come? Vedi, 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 è importante. Sipol, no. Onion. This is patane, no. Potato. This is, e le fate come si dice? Beans. Vedi che la sabbia la co. Abbiamo studiato, è per noi, beans, siamo beans, diplomati. Vuoi dire a questo signore qual è il miglior paese della provincia di Brindisi? Polignanamare. Oh. Il miglior paese della Puglia. Quelle basse, qua siamo a Bari, là siamo a Brindisi, Latiano. Latiano. Beh, beh, Francavilla, gli amici Francavilla, brutti sono. Quelli di Mesagne, brutti sono. Quelli, quelli di Ostuni, brutti, Fasano. Carosino Taranto, Carosino Taranto. Quindi si chiamano Beans quelli. Beans. A proposito di Mesagne, Mesagne da dove andranno a questa parte? È calata? È scoppiata forte, andremo a fare qualche serata sicuramente, è vero caro amico mio egregio Matteo? Intanto i beans, viva i beans, i beans, i beans, c'era una canzone dei Beans che faceva cara se ti senti sola. Signore e signori, è giunta l'ora per chi non fa niente, chi lavora, se qualcuno a volte è sclero si dispera. C'è una canzone di Franchetto, il buon Matteo, che dice tutto, lui è serio, l'altro è matto, sai che botto! Non c'è vaccino, non c'è tampone, c'è la nostra trasmissione che guarisce tutti dalla depressione. E se vi viene voglia di partecipare, non siate fermi lì ad aspettare. Forza su, dite la vostra anche perché nulla vi costa. E se ci piace come è stata detta, voi l'ascolterete in diretta. Ma come si chiama il programma? Chi fra gogo, che trasmissione, ogni puntata non sarà noiosa, con Matteo Schinai e Franco Cosa, il martedì e il giovedì. Se la diretta non la vedrai, forza clicca sulla pagina, tanto non la perderai, e quando poi arriva l'estate non ci lasceremo mai. Fra go go!